Una mostra alla Biblioteca Civica Umberto Pozzoli, direi, che mette assieme Io il credo che calcio c'era il locale, campo dunque lì, la storia questo dello stadio e quello della Calcio ieri Lecco, cercando. e il calcio internazionale, la vittoria dell'Italia al Mondiale 82, ripercorsa tramite gli album delle figurine. Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce da un rapporto avviato da anni con il Comune di Lecco. L'assessore Torri ci ha proposto di collaborare nell'organizzazione. Subito abbiamo detto di sì perché è una bellissima iniziativa. Quindi, come avete anticipato, Mondiale 82, mostra figurine. Torniamo tutti un po' bambini e quello che mi piacerebbe è immaginare che vengono a visitare la mostra i nonni con i nipoti e i papà con i loro figli. E in più sono i 100 anni dello stadio Riga Monticelli. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con i miei soci del club, soprattutto Gianni Menicatti e la collaborazione della Biblioteca di Lecco, per andare a raccogliere materiale storico. E abbiamo delle bellissime immagini del 1920, ancora quando lo stadio era presso la Canottieri Lecco, quindi in centro, un'epoca completamente diversa, e poi si è trasformato quello che oggi c'è. Vediamo, andiamo a fare i tifosi per il calcio Lecco. Da quando sarà aperta questa mostra? La mostra apre oggi il 2 luglio, chiuderà il 22 luglio, aperta tutti i giorni, visitabile. Un perfetto mix tra la storia del calcio mondiale, ricordando questo importante anniversario di 40 anni della vittoria del Mondiale dell'82. Mix tra la storia del calcio mondiale, ma anche la storia del nostro calcio, il calcio locale, quindi con i 100 anni del nostro stadio, i 110 anni della Calcio Lecco. Insomma, lo sport sappiamo che da sempre unisce migliaia di persone accomunati dalla passione per il tifo, e questa mostra ben rappresenta questo aspetto, mettendo insieme anche l'aspetto del gioco, delle figurine, che credo che sia anche un elemento che possa accomunare i più grandi con i più piccoli in una sorta di dialogo tra generazioni. Mi ricordano le figurine quando ero piccolo, insomma, quando andavo a prendere per fare tutti gli album, poi, insomma, come ho seguito i Mondiali 82. Insomma, mi fa piacere questa iniziativa del Panathlon che fa la cultura dello sport e credo che sia veramente un impegno, qualcosa che serve tantissimo per aiutare a far crescere lo sport. Il Panathlon porta avanti il Fair Play e facendolo anche in un modo semplice, insomma, penso che sia una bellissima iniziativa.